Dunque, oggi vi parlerò di Wikiloc Monuments. Questo è un webinar che si inserisce in una serie di webinar che Wikimedia Italia sta organizzando e promuovendo in questo periodo, in cui diciamo, gli incontri e le lezioni dal vivo sono per forza di cose limitate. Ed è il primo che introduce per quest'anno il concorso Wikiloc Monuments, il concorso fotografico Wikiloc Monuments, i cui lavori di organizzazione continuano per tutto l'anno, ovviamente, ma sono recentemente entrati nella fase più impegnativa e in un momento in cui si chiede anche il contributo come vi spiegherò durante il webinar, degli enti esterni a Wikimedia, degli enti che non sono Wikimedia Italia. Ora condivido il mio schermo, ditemi se vedete. Se ora dovreste vedere, ecco, Sì, sì, eccola. anche okay, perfetto, Sì, la sì. presentazione. Ah, giusto, prima di iniziare volevo dirvi, io vedo la mia presentazione, non vedo quello che succede su Jitsi, ma c'è Francesca che monitora la chat. Sì, sono Quindi qua. Quindi le domande che volete fare potete scriverle in chat, se sono particolarmente urgenti ovviamente potete attivare il microfono e farle in diretta. Poi comunque alla fine della mia presentazione ci sarà un momento riservato alle domande, quindi in cui leggeremo quelle che sono state poste in chat e potete farle anche voi in viva voce. Per chi ci sta seguendo su YouTube, stiamo monitorando anche la chat di YouTube, quindi potete fare le domande su quella chat e ci verranno riferite dal nostro agente all'Avana. Allora, Wikiloc Monuments. Wikiloc Monuments è un concorso fotografico che ha per tema i monumenti. È un concorso fotografico internazionale, questo però non significa che tutto il mondo partecipa insieme con tutti i monumenti del mondo, ma che viene organizzato in diverse nazioni, in molte nazioni, o dai capitoli nazionali della Wikimedia Foundation, come Wikimedia Italia, oppure da user group, gruppi di volontari. Ci sono diverse realtà nel mondo. E per ogni nazione valgono, fra virgolette, le fotografie dei monumenti di quella nazione. Quindi Wikiloc Monuments Italia comprende le fotografie di monumenti italiani, a prescindere dalla nazionalità del fotografo. Quindi se un fotografo olandese viene in Italia, fa una fotografia a un monumento nazionale di quelli che partecipano al concorso, come poi vi spiegherò, e poi vuole far partecipare questa foto al concorso, la sua foto parteciperà a Wikiloc Monuments Italia. E così viceversa. I monumenti che partecipano a Wikiloc Monuments sono monumenti nella ampia accezione del termine. Noi usiamo, diciamo, per inquadrare cosa è un monumento e che cosa no, la definizione che l'UNESCO dà di patrimonio culturale e patrimonio naturale. Alla fine della presentazione vi ho messo un link che vi porta direttamente al documento su cui ci appoggiamo. Magari ve lo faccio vedere se riesco a non fare pasticci. Ora lo vedete, giusto? Yes, sì, lo Benissimo, vedo. questo è il documento in cui Sì, si l'UNESCO vede. dichiara, benissimo, l'UNESCO dichiara in un documento molto breve in cui spiega che cos'è un monumento per lui e questo è un monumento anche per noi, per Wikiloc Monuments, quindi che cos'è patrimonio culturale, che cos'è patrimonio naturale. Tutte queste cose sono monumenti e possono partecipare a Wikiloc Monuments, secondo la nostra interpretazione della questione, diciamo. Torno alla presentazione. Ecco, un'altra, fra virgolette, limitazione delle fotografie, per le fotografie che possono partecipare a Wikiloc Monuments, è che queste devono avere un carattere diciamo, didattico o illustrativo, cioè devono essere almeno potenzialmente utili a illustrare
a essere usate sui progetti Wikimedia, ad esempio per illustrare le voci di Wikipedia. Questo è l'utilizzo classico. Ovviamente non solo le voci di Wikipedia, ma anche qualunque altro utilizzo didattico o illustrativo o che si può fare con queste foto. Quindi diciamo che sono escluse le fotografie, non so, unicamente belle, ma da cui non si capisce nulla sostanzialmente. Il nostro regolamento, che non è il nostro regolamento italiano, è il regolamento internazionale che vale per tutti i monumenti, per tutte le edizioni di Wikiloc Monuments, le edizioni nazionali di Wikiloc Monuments, prevede che metà del punteggio che viene assegnato a ogni singola fotografia sia assegnato per, appunto, per questo aspetto, per il valore didattico e illustrativo della fotografia, e la restante metà per la valenza tecnica e la valenza artistica. Sul nostro sito, poi ve lo ripeterò, wikilosmonuments.wikimedia.it, trovate il bando e il regolamento che illustra questi aspetti nel dettaglio. Wikiloc Monuments esiste dal 2012 e non mi ricordo esattamente in che anno, pochi anni dopo è diventato il più grande concorso fotografico al mondo, quindi è nel Guinness dei primati ed è il più grande concorso fotografico al mondo per numero di scatti presentati. In Italia, ad esempio, l'anno scorso hanno partecipato al concorso circa 26.000 foto, quindi parliamo di insomma una dimensione notevole. Una cosa che non vi ho detto è che appunto le varie nazioni decidono se partecipare o no al concorso, quindi se organizzare o no un'edizione di Wikiloc Monuments nella propria nazione di anno in anno. Ad esempio, il concorso è stato, diciamo, ideato e lanciato nel 2012 dalla Olanda, che però a un certo punto ha smesso di partecipare perché erano finiti i monumenti da fotografare, sostanzialmente. Erano già stati illustrati in modo approfondito e completo tutti i monumenti presenti sul territorio, cosa che magari in Italia è un pochino più difficile, non solo per il numero di monumenti che abbiamo in Italia, ma anche per una serie di problematiche che ora vi illustrerò. Vi do qualche numero, appunto, i risultati del 2019, siamo leggerissimamente sotto le 26.000 foto caricate, sono 25.800 e qualcosa, non mi ricordo più esattamente, di un po' più di 2.000 monumenti e da quasi 1.000 fotografi partecipanti nell'anno 2019. Tutto ciò esattamente, i monumenti che partecipavano al concorso cambiano anche questi di anno in anno, e l'anno scorso, nel 2019, erano 13.663. Perché questo è, diciamo, indicato nella presentazione come una difficoltà. Ovviamente non è una difficoltà, è una cosa bellissima che 13.000 monumenti partecipino al concorso, quindi siano fotografabili per il concorso, ma è parzialmente un problema, nel senso che è difficile avere questi numeri di monumenti partecipanti. Perché? Perché da un lato in Italia non esiste un elenco ufficiale di monumenti, cioè che cos'è monumento, che cosa no. Non esiste da nessuna parte una lista che dica guarda, questi sono i monumenti italiani, come esiste per esempio in Olanda, questa è tutta la lista, ho finito la lista, ho finito il concorso. In Italia non c'è, ovviamente anche per un problema di quantità di monumenti, semplicemente, ma anche per un problema di mancata centralizzazione storico, insomma, di mancata centralizzazione delle informazioni. In più, come vi illustrerò nel dettaglio fra poco, in Italia non esiste la libertà di panorama, quindi non è possibile fotografare liberamente i monumenti anche se sono visibili dalla pubblica via, o meglio, è possibile fotografarli liberamente, ma farne un uso limitato. Cioè queste fotografie che io faccio liberamente dalla pubblica via possono essere utilizzate ovviamente per uso personale, oppure per usi didattici
ma non per usi commerciali. Mentre invece le licenze d'uso dei progetti Wikimedia, quindi compreso Wikimedia Commons, dove si caricano le fotografie che partecipano a Wikilos Monuments, permettono tutti gli usi, compreso l'uso commerciale. Quindi, per fare le fotografie e caricarle su Wikimedia Commons, è necessario avere un'autorizzazione esplicita dell'ente proprietario o gestore del monumento. E quindi, come potete capire, quando parliamo di 13.000 e auspicabilmente molti di più monumenti partecipano al concorso fotografico, noi dobbiamo avere 13.000 autorizzazioni esplicite che ci dicano che questa cosa può essere fatta. E questo è, insomma, diciamo, la difficoltà principale che si incontra organizzando per organizzare il concorso. Ovviamente il nostro auspicio è che, insomma, parte del lavoro di Wikimedia Italia è cercare di invitare i decisori politici a fare leggi che siano più amiche della condivisione della conoscenza e quindi anche della possibilità di scattare e condividere liberamente immagini del nostro patrimonio culturale, del nostro patrimonio naturale. Dunque, la mia presentazione è divisa in due parti, adesso comincia la seconda, ma io mi fermerei un attimo e chiederei se ci sono domande su quello che ho detto finora. Sì, Marta, non ti volevo interrompere, non so se vuoi rispondere adesso, sì. Però Carla chiedeva, aveva una domanda sulle foto dei borghi, cioè diceva come vengono trattati i borghi, ad esempio, insomma, che alcuni cioè non sono considerabili monumenti, eccetera. Allora, gli abbiamo già risposto in qualche modo, però insomma. Sì, allora, sostanzialmente diciamo che dipende, nel senso che le foto dei paesaggi, se la foto del borgo rientra nella foto del paesaggio, allora si può far valere una legge che si chiama, o un principio adesso, che si chiama de minimis, che dice che, insomma, sì, se l'oggetto protetto dalla legge dei beni culturali o da altre leggi è così piccolo da non essere in nessun modo il soggetto principale della foto, cioè un dettaglio all'interno di un paesaggio, allora quella foto può essere utilizzata. Qui però, diciamo, entra anche un altro tema che vi illustro adesso, di come funziona il concorso, nel senso che il concorso funziona con delle liste di monumenti, ok? Che ti dicono questo è fotografabile, questo no, sostanzialmente. E tutta la procedura si basa su queste liste di monumenti. Io ho una foto del monumento A, se il monumento A è in lista, io faccio una procedura guidata che mi fa caricare la foto del monumento A e la fa partecipare al concorso. I borghi, nella loro interezza, non sono segnalati come monumenti, non so come dire. Quindi, come faccio a far partecipare la foto del borgo al concorso? Cioè, questo, diciamo, è un problema tecnico. Il problema legato alla legge è quello che vi dicevo, cioè se si tratta di panorama, allora non c'è bisogno di autorizzazione, diciamo. Poi però bisogna dibattere caso per caso questa foto, fa il panorama, no? Ma si vede di più, si vede di meno, insomma, rimane aperta la questione. Ci sono altre... domanda? Certo, certo. Quindi se io faccio un dettaglio di una fontana, per esempio, un dettaglio della fontana di Trevi, mm-hmm. E non posso usarla senza autorizzazione del Comune di Roma o comunque l'ente che è, come posso dire, soprintendente della fontana? Mm. Dipende cosa ci vuoi fare, se la vuoi mettere sul tuo album personale non c'è problema, se adesso poi io non sono un avvocato, se però magari poi nello specifico se c'è una domanda voglio usarla per questo, potete scrivermi, no, e lo chiedo all'avvocato, sì. però se la vuoi usare, non so, nella tua lezione all'università o a scuola, no, lo puoi fare? Per il concorso no, fotografico. No, no, no. E
e non la puoi usare per fini commerciali la tua foto della fontana di Trevi. Per quanto riguarda il concorso, no, soltanto appunto, come dicevo, i monumenti di cui è arrivata a Wikimedia Italia una specifica liberatoria che dica: io gestore del monumento, adesso poi vi faccio vedere bene tutto, io gestore del monumento Fontana di Trevi, che non so di chi è, del Comune di Roma, poniamo, ti autorizzo a fare le foto della Fontana di Trevi. Allora, questo bene, Fontana di Trevi, apparirà nelle nostre liste di 13.663 monumenti e tu potrai caricare la foto della Fontana di Trevi. Se questo monumento non c'è perché noi non abbiamo in mano l'autorizzazione, il bene, ahimè, non può partecipare al concorso. Per altre nazioni funziona in modo diverso, cioè esiste una lista di monumenti, dei monumenti del paese, quella lista è quella che partecipa al concorso. Paesi sotto questo aspetto più fortunati di noi. Noi invece abbiamo questo passaggio che appunto è quello che rende molto complicata l'organizzazione del concorso. Ma per tutto, anche per la promozione comunque delle nostre bellezze, ci mettiamo la tappa sui piedi da soli così. Sì, ma diciamo che sì, allora, da un lato capisco il senso, nel senso che il nostro patrimonio culturale è una ricchezza infinita, e quindi non so come dire, lo sfruttamento commerciale se è in mano a qualcuno lo può sfruttare, qualcuno no, e quindi chiaro. Se invece è patrimonio comune, noi ovviamente la posizione di Wikimedia Italia è che il patrimonio comune sia meglio, e il fatto di condividere l'immagine della Fontana di Trevi non toglie niente a nessuno, ma anzi arricchisce tutti. Questa è la nostra posizione. Però diciamo che questo tipo di legislazione tende a essere più restrittiva nei paesi con un patrimonio culturale più ampio, elevato, e più bello, elevato, esatto. Chiaro. Quindi si può capire quale sia il ragionamento dietro. Ecco. Capito, grazie. Ok, se non ci sono altre domande su questa prima parte, passo... Dalla chat non ci sono altre domande. Ok, quindi... perfetto. Allora torno alla... la presentazione. Eccolo qui. Appunto, e ora qualcosa di completamente diverso. Finora vi ho fatto vedere una presentazione molto bella. Tutte le foto che ci sono state nella presentazione fino adesso sono fotografie che hanno partecipato a Wikilos Monuments nelle varie edizioni e sono piazzate, insomma, in qualche punto della classifica. Scusate, un'altra cosa che non vi ho detto e mi è venuta in mente ora: il regolamento è comune a tutte le nazioni che organizzano il concorso Wikilos Monuments, e è previsto, insomma, da questo regolamento che ogni nazione nomini dei vincitori, evidentemente a un massimo di 10 vincitori, e questi 10 vincitori o meno per ogni nazione partecipano poi alla selezione internazionale. Quindi noi avremo 10 vincitori per Wikilos Monuments Italia e i nostri 10 scatti partecipano al concorso internazionale, e devo dire che molto spesso si piazzano anche nel concorso internazionale. Penso, sì, mi sembra che nel concorso internazionale, no, Francesca, vengano decretati 15 vincitori, invece una classifica di 15 scatti. Sì, confermo, allora dipende, perché a volte sono stati individuati anche 20, comunque diciamo che gli scatti italiani premiati negli ultimi anni si sono quasi sempre classificati all'interno della prima decina. Quest'anno, l'anno scorso il decimo, mi sembra, giusto? Il terzo, sì, classificato, esatto. Italiano, decimo internazionale, esatto. Ok, ci bulliamo un po'. Allora, e ora qualcosa di completamente diverso, ovvero andiamo sul tecnico, vi spiego un pochino abbiamo già iniziato, che cosa c'è dietro il concorso internazionale, l'organizzazione di Wikilos Monuments. Quindi, il sito dove trovate tutto quello che avete mai voluto sapere su Wikilos Monuments si chiama wikilosmonuments.wikimedia.it, e c'è tutto, come fare a partecipare, i vincitori degli anni scorsi, il kit della stampa, tutto quello che volete sapere. E in particolar modo ci sono due percorsi, per chi vuole partecipare in veste di fotografo e poi per chi vuole partecipare in veste di ente. Cominciamo con il percorso per il fotografo. Il nostro sito vi indirizza su una pagina di Wikipedia che
si presenta così come vedete adesso, è una piantina dell'Italia. Voi dovrete, per il discorso che vi facevo prima, cercare i monumenti di cui avete o volete fare fotografie per vedere se questi monumenti esistono nella nostra lista e quindi potete caricare i nostri scatti. Quindi cliccate su la regione che vi interessa, poi vi apparirà un elenco di province, cliccate sulla provincia che vi interessa e vi apparirà un elenco di comuni indicato per ogni comune l'elenco di monumenti che partecipano a Wikilos Monuments, quindi che sono stati autorizzati esplicitamente dal comune. Per il comune di Arborea, penso che qui siamo, se mi ricordo bene, nella provincia di Oristano, per il comune di Arborea sono un museo e un albero, per Bonacardo una basilica, per Bosa un castello, eccetera, eccetera. Questo è quello che vedete oggi, quindi i monumenti che ad oggi partecipano al concorso e con le fotografie che sono state caricate nel 2019, le altre foto del comune e tutto quello che serve per identificare correttamente il monumento. Dal 1 al 30 settembre di ogni anno, quindi anche di quest'anno, in questo elenco comparirà un bottone con scritto carica foto. Quindi io dal 1 al 30 settembre posso cercare il monumento che mi interessa e di cui ho una foto o di cui voglio fare una foto, cliccare carica foto e entro in un percorso guidato che è molto semplice e molto rapido, che mi farà caricare la mia fotografia sulla piattaforma Wikimedia Commons. Wikimedia Commons è, per chi non lo sapesse, uno dei progetti Wikimedia ed è un archivio di file, soprattutto immagini, poi ci sono anche video e file audio, però soprattutto è un archivio fotografico molto molto grande, mi sembra che l'ultimo conto sia 61 milioni e 500 e rotti mila file, quindi un archivio molto grande. Tutti gli scatti che partecipano a Wikilos Monuments vengono prima caricati lì e poi da lì entrano in tutto il percorso che si apre invece a ottobre di valutazione della giuria e a fine ottobre poi di proclamazione dei vincitori. Mentre invece, se sei un ente, c'è tutto il discorso che facevamo prima, cioè quello che devi fare è far firmare al legale rappresentante dell'ente, quindi se sei un comune al sindaco, se invece sei un ente privato al legale rappresentante dell'ente privato, una liberatoria, una dichiarazione che dice che i monumenti che tu hai, possiedi oppure gestisci possono partecipare con i dati eccetera, possono partecipare al concorso fotografico Wikilos Monuments e quindi tu permetti che siano fotografati e che gli scatti siano caricati secondo le licenze che sono in uso su Wikimedia Commons. Questa è un facsimile di liberatoria, si trova sul nostro sito, lì vi ho messo il link, sotto vi ho messo il link che vi porta direttamente sulla pagina da cui è scaricabile la liberatoria. Poi, fino all'anno scorso, il compito dell'ente finiva qui, nel senso che la liberatoria era firmata, ci veniva mandata via mail e poi ci pensavamo noi. Da quest'anno invece c'è un tool, abbiamo messo in piedi un sistema per cui gli enti comunali e altri possono inviarci questa liberatoria firmata, che è la condizione preliminare per tutto, e poi indicarci esattamente quali sono i monumenti presenti in questa liberatoria. Quindi, come vedete, questa è la pagina iniziale e poi anche qua è un percorso guidato che guida il funzionario del comune o degli altri enti a caricare la liberatoria e poi a indicare uno per uno quali sono i monumenti, dandoci anche i dati di questi monumenti in modo che essi siano chiaramente identificabili dal partecipante al concorso, perché insomma uno delle questioni che nascevano gli anni scorsi erano che queste liberatorie magari erano compilate a mano o comunque compilate insomma in modo magari non precisissimo ed era quindi a volte molto difficile per noi capire di che cosa stavamo parlando, di quale monumento stavamo parlando e quindi di indicarlo ai rappresentanti, ai partecipanti al concorso. In
caso invece c'è un form preformato con dei campi richiesti che vanno riempiti uno a uno, ma è una cosa molto semplice da fare anche, sono pochi campi, però comunque così siamo, sia l'ente che noi siamo sicuri che stiamo parlando esattamente di quei monumenti lì, e quei monumenti sono fotografabili e non nascono equivoci. Ovviamente in caso di problemi noi siamo sempre disponibili ad aiutare, a sostituirci, insomma a supportare le persone che intraprendono questa trafila nel completamento, insomma. Quindi, ricapitolando, il responsabile legale rappresentante del comune o di altro ente firma la liberatoria, va in questo tool che abbiamo appena visto, autorizzazioni.wikilosmonuments.it, sì, oddio, questo passaggio va bene, il tool riempie il nostro database che gira su un altro dei progetti Wikimedia che si chiama Wikidata, e da Wikidata si generano le liste che abbiamo visto per regione, provincia e comune, che poi riportano tutti i dati di tutti i monumenti fotografabili, e quei monumenti possono essere fotografati. Molto molto rapidamente, ah sì, beh, questo lo dico fra un attimo, molto molto rapidamente, questo è tutto l'iter che un ente che voglia far partecipare i suoi monumenti al concorso deve fare. Detto così effettivamente sembra chissà che, ma non lo è, vi assicuro. Altre cose che un ente può fare per partecipare in altri modi al concorso è, per esempio, un modo classico e molto amato è l'organizzazione di Wikigite, ovvero di tour o safari fotografici all'interno dei monumenti che l'ente vuole far partecipare. Si porta un gruppo di fotografi che partecipano a Wikilos Monuments a fare un tour guidato, e così loro poi possono caricare foto belle per il concorso. E quello che spesso è di interesse per l'ente è appunto avere delle belle foto che partecipano al concorso e che poi possono essere riutilizzate dall'ente o da altri soggetti interessati per fare, ad esempio, promozione del comune o dell'ente, il sito, brochure. Cioè, Wikimedia Commons permette tutti questi usi, ed è questo uno dei motivi di maggior interesse appunto per la partecipazione degli enti, oltre che l'illustrazione delle voci Wikipedia, che come sapete hanno una visibilità altissima. Un'altra cosa che gli enti possono fare è coorganizzare con i volontari di Wikimedia Italia i concorsi locali. E magari, non so, offrire un premio, non so, visita guidata, una pubblicazione che l'ente fa per i concorsi locali, perché un'altra cosa che non vi ho detto è che, sì, Wikimedia Italia organizza il concorso nazionale, alcuni volontari di Wikimedia Italia organizzano i concorsi regionali. Quindi l'anno scorso avevamo 10 regioni che avevano i concorsi locali oltre che i concorsi nazionali. Quindi, ad esempio, una foto della Puglia partecipava sia al concorso Puglia, Wikilos Monuments Puglia, sia al concorso Wikilos Monuments Italia, sia poi eventualmente, cosa che peraltro è successa con una fotografia della Puglia, al concorso internazionale. Quindi gli enti locali, sia comunali che di altro tipo, possono anche mettersi in contatto tramite noi con i nostri volontari locali e partecipare all'organizzazione del concorso locale. Bene, la mail, diciamo, utile per tutte le domande relative a Wikilos Monuments è contatti@wikilosmonuments.it, e le due slide successive sono richieste dalla licenza in uso sui progetti Wikimedia e danno conto di quali erano tutte le immagini utilizzate nella presentazione. E come vedete qui in fondo ci sono anche i link di cui vi avevo parlato. Quindi il primo è al documento che abbiamo visto dell'UNESCO che spiega che cos'è un monumento, eccetera eccetera, e gli altri due sono il bando e il regolamento di Wikilos Monuments, anche se il bando, c'è scritto bando 2019, il testo non cambierà nel 2020, quindi potete tranquillamente fare riferimento a quello.
Spero di non aver dimenticato niente, ma sicuramente sì. Adesso mi interrompo e prego, domande? Io direi a chi ha domande di non farle in chat, ma direttamente intervenire, diciamo, con microfono aperto e video, o anche no, sì, che solo microfono aperto. Assolutamente. Una cosa, intanto parlo un po' io, intanto che pensate, una cosa che abbiamo verificato ieri è che mentre per il caricamento, visto che so che molti di voi lavorano per enti culturali e per archivi, a Wikilos Monuments possono partecipare soltanto foto scattate in prima persona, essendo un concorso fotografico, mentre invece su Wikimedia Commons in generale possono essere caricate sia opere proprie, quindi fotografie fatte da se stessi, sia altri file di realizzazione altrui, purché siano la licenza con cui è possibile rilasciare questi file sia compatibile con Wikimedia Commons, quindi o che sappiamo che l'autore ha rilasciato il suo lavoro con una licenza Creative Commons compatibile, quindi CC BY SA, CC BY o CC 0, oppure per esempio che la foto è in pubblico dominio. In quel caso può essere caricata su Wikimedia Commons anche se non sia l'autore, insomma, indicandolo e dando tutte le indicazioni del caso. Ho delle domande, sono Carla. Prego, sì, ciao. Ciao. Allora, metto un attimo il video. E dunque, per quanto riguarda la foto dei borghi, la spiego meglio, ma è chiaro. Dunque, borghi io intendo ovviamente quei borghi che hanno al loro interno i monumenti deliberati. Però giustamente hai risposto, perché adesso è stata più chiara adesso la risposta, che non perciò era rimasta per me in sospeso, che non magari quando ci si scrive in mailing list, in quanto avevo visto delle foto, mi è sembrato, di borghi che hanno vinto nel passato, però se contestualizzata nel discorso del paesaggio, allora, per me questo è l'esempio. I borghi hanno una grandissima attrattiva e molto spesso, quando ho parlato con diversi sindaci, loro stessi mi hanno detto: guarda, non abbiamo monumenti rilevanti, nel senso che io non ti posso dire che la mia chiesa fotografata avrà successo, perché magari invece quello per cui il borgo ha successo è proprio il borgo. Mm-hmm. Quindi se in realtà il borgo rientra vicino ad una riserva, per dire, per cui c'è la riserva, che è una, quindi è la questione del paesaggio, allora avrebbe senso. Se il borgo è una foto di borgo, pur avendo i monumenti deliberati, non essendoci la possibilità di caricare il singolo monumento, proprio che è la procedura, la escludiamo. Beh, okay? A meno che, appunto, se non si esplicita nella liberatoria, sto immaginando, il comune, ecco, esplicitamente mi dice: guarda, fotografa il castello A, la chiesa B, e poi tutto il borgo nel suo insieme. Potremmo, allora, quindi, è questo che ti volevo chiedere, siccome noi stiamo lavorando sulle delibere, quindi, cioè, allora, perché il discorso è anche questo, da un punto di vista tecnico, per noi è molto bene anche poter lavorare con le associazioni dei borghi, no? Esiste i borghi più belli d'Italia, eccetera, eccetera, perché io lavoro molto anche su Instagram, no? E quindi devo dire che gli Instagrammer mi hanno dato una grandissima mano per l'Abruzzo. E quindi un conto è lavorare con il sindaco di un borgo che è consapevole, come è successo l'anno scorso, di non avere chissà quali monumenti rilevanti, però che in realtà è l'intero borgo ad essere un gioiello, e quindi fare anche una decisione noi con le associazioni dei borghi. E quindi questa era la prima cosa. L'altra domanda era sempre sul problema di quando facciamo le delibere ad hoc con alcuni sindaci relative, e questo lo dico un po' anche per noi giurati, perché poi dopo lo screening delle foto diventa un po' pesante, per cui bisogna fare sì no veloce, e almeno la prima fase relativa alle suppellettili interne. Cioè, nel momento in cui faccio la delibera di un museo di proprietà magari comunale e non della soprintendenza, perché lì
correggimi Marta, scatta una doppia delibera, se non sbaglio. Se non è di proprietà comunale, sì, non lo può fare il comune, non può fare il comune la delibera. Perché c'è anche questo problema, perché ci sto lavorando adesso, cioè ci sono dei comuni che hanno la proprietà, o anche adesso sto lavorando con delle dimore storiche, la proprietà appartiene al proprietario, però in realtà sono tutelati dalla soprintendenza. E allora sì, devono essere entrambi. Doppia. Sì, a me basterebbe anche la soprintendenza, cioè se la soprintendenza ci dicesse guarda, questo sono i monumenti che gestisco io, puoi fotografarli, è chiaro che lì non puoi magari entrare nella proprietà perché il proprietario non mi ha detto niente, però il monumento è fotografabile. Per quanto riguarda diciamo le collezioni dei musei, anche lì è il museo a doverci dire è tutto fotografabile compreso le collezioni o mi riferisco soltanto alla struttura, perché se ci sono, soprattutto se ci sono pezzi moderni di cui non sono ancora scaduti i diritti d'autore, a meno che il museo non ne possiede diritti, però è veramente difficile, questi pezzi non possono essere fotografati, a meno che non ci sia una liberatoria dell'autore. Considerando anche un'altra cosa, scusami, che secondo me è rilevante, beh, stiamo parlando di Wikilove's Monuments, stiamo parlando di monuments, cioè io questo, su questo sono anche abbastanza categorica. Anche questo è un tema, cioè il pezzo singolo, pur appunto non essendo esplicitamente escluso, però è un po' fuori. Ecco, il bersaglio, okay. Insomma. Okay. Sui borghi volevo solo dirti, il problema è, ok, il borgo può partecipare nella sua interezza, però se io metto nella lista borgo Pinco Pallo, non vuol dire che poi puoi fotografare tutto lì dentro, capito? Perché poi magari invece la chiesa A o la chiesa B o il palazzo A o il palazzo B sono esclusi, perciò se uno dice, vede borgo, dice ok, allora posso fotografare tutto qua dentro, e allora noi ci troviamo, certo, un sacco di fotografie che, certo, poi dobbiamo escludere, capito? Sì, no, io ti dico del borgo, i palazzi privati, i palazzi privati, cioè esatto, cioè una cosa è la fotografia aerea, ok, la fotografia aerea si può fare per lo più, però mettendo nelle liste borgo ci esponiamo a veramente tante contestazioni, cioè tanti problemi, perché ma condivido, infatti per me è bene che, come dire, c'è una sorta di regolamento, la mia idea è, tra l'altro, anche come penso che dovremmo avere un regolamento anche all'interno a livello regionale, no? E quindi vabbè, io adesso mi fermo perché vedo che ci sta anche, sì, chi vuole fare altre domande, quindi non monopolizzo la serata, ci sentiamo però, poi, ecco, su questa storia direi un minimo di regole, di regolamento ci fa comodo, così non ci ritorniamo nemmeno sopra, insomma. Mm-hmm. Grazie. A te. Sì, scusate, prima di passare la parola a Fabrizio, che vedo che ha scritto, insomma, che voleva fare qualche domanda, non so Marta, se vuoi dire tu, se no dico io, Carla faceva riferimento al sistema di voto delle foto con le pregiurie, non lo so se è chiaro a tutti. Sì, è vero, no, non credo sia chiaro perché non ne ho parlato affatto. No, infatti, però magari non sanno come scremiamo le foto, certo. Sì, molto molto rapidamente, poi se ci sono domande approfondisco. Sostanzialmente ci sono una serie di pregiurie composte da, parliamo di 25.000 foto in Italia, quindi in media, quindi tante foto. Abbiamo una pregiuria molto nutrita di volontari e che è anche suddivisa per ove ci sono i concorsi locali. C'è una pregiuria, per esempio, Puglia, una pregiuria Abruzzo, che vede tutte le foto della Puglia, tutte le foto dell'Abruzzo, eccetera, eccetera. Oppure, per chi non ha i concorsi locali, c'è una pregiuria nazionale, composta appunto da tanti volontari. Parliamo di, non so, mi sembra che l'anno scorso quella nazionale fosse 60 volontari. Questi volontari nazionali e regionali scremano le foto in due tornate. Quindi nella prima tornata dicono sì, no, semplicemente. Nella seconda tornata dicono, danno un voto da 1 a 5. Da tutto ciò tiriamo fuori un centinaio circa di fotografie. Questo centinaio di fotografie viene visto invece da una giuria di qualità, che è composta per metà da fotografi professionisti e per metà da esponenti della società, della comunità di Wikimedia.
quindi volontari che scrivono su Wikipedia o volontari che operano su Commons, eccetera, eccetera. E da questa, e sono da queste 100, la giuria di qualità tira fuori le 10 vincitrici più le eventuali menzioni speciali. Non so se è chiaro, sono stata molto, molto rapida. Intanto, se volete chiedermi sì, qualcosa su questo, se no guarda, Fabrizio... Sì. Chiarissimo, non so, Fabrizio, se, se vuoi intervenire direttamente. Sì, ciao a tutti. Volevo chiedere volevo fare una domanda per quanto riguarda se ci fossero delle limitazioni sull'utilizzo di dispositivi fotografici, quindi se c'era una limitazione di utilizzare di macchine fotografiche piuttosto che telefoni no. E quant'altro, se c'erano limitazioni per quanto riguarda l'utilizzo di software per la post-produzione tipo Photoshop come funziona anche la questione della giuria, cioè come viene selezionata questa giuria e se per esempio uno fosse interessato potrebbe partecipare anche e magari chiedere di poter essere incluso all'interno della giuria. Assolutamente, ok, allora limitazioni di macchine fotografiche no, può fotografare, può partecipare tutto, telefoni, macchine fotografiche professionali, tutto quanto, diciamo che noi mettiamo tutti possono partecipare, poi quando facciamo i lavori della giuria escludiamo le foto a definizione troppo bassa, quindi insomma... Una definizione minima, quale sarebbe? Per esempio bisogna presentare delle fotografie magari con minimo 300 dpi oppure... Esatto, okay. È proprio così. No, poi ti dico non è una cosa da regolamento, cioè partecipano tutte, però diciamo... Poi devono essere, diciamo, sono privilegiate le foto più a definizione, con una buona definizione, in modo che poi possano essere utilizzate appunto per illustrare Wikipedia, eccetera, eccetera. Post-produzione sì, nel senso che è possibile fare una post-produzione non eccessiva, nel senso, scusate, ho dei bambini che giocano in cortile, stanno facendo una gran confusione. È possibile fare correzione di colore, correzione di luminosità, piccoli ritocchi per chiarire l'immagine, per rendere più chiara l'immagine, ritagliare, eccetera, eccetera, ma non interventi massicci sull'immagine. Cioè poi adesso vi dico esattamente, eccolo qua, vi condivido lo schermo, se volete vi ricondivido lo schermo, ve lo faccio vedere. No? Sì? Ecco qua, voi dovreste sempre vedere il mio schermo, qui. Questo è il bando, come vedete la struttura originale dell'immagine digitale può essere modificata solo con tecniche quali adattamenti di luminosità, eccetera, eccetera. Ok, è proibito qualsiasi altro cambiamento dell'immagine digitale. Poi in realtà nel tempo, nella storia, abbiamo accettato delle fotografie che avessero veramente, non so, c'era un elemento di disturbo di fianco, adesso mi sembra fosse una gru, qualcosa del genere, di fianco alla temporanea, di fianco al monumento, la gru è stata tolta, abbiamo detto va bene. Però ecco, no, non si può andare oltre questo. E poi, ah sì, la giuria, assolutamente, per la giuria, diciamo la pregiuria, quella che fa il grosso del lavoro, siamo sempre alla ricerca di volontari, quindi sei benvenutissimo, basta che mi scrivi una mail o a contatti@wikilosmonuments.it oppure direttamente la mia mail marta.arosio@wikimedia.it. Per quanto riguarda invece la giuria di qualità, quella che giudica le ultime 100 foto, proprio che decreta i vincitori, è molto piccola questa giuria, parliamo di 6-7 persone, lì ci si può candidare, ci si può candidare sempre, diciamo i requisiti sono essere un fotografo professionista riconosciuto, oppure essere un esponente della comunità dei progetti, quindi mi dici guarda sono fotografo, questo è il mio curriculum, oppure guarda sono un amministratore di Wikipedia e questi sono i miei contributi, una cosa del genere. Però per la pregiuria non c'è nessun problema, sei più che benvenuto fin da subito. Ok, grazie allora.
Magari aggiungo una cosa piccola io a quello che diceva Marta, alle tue domande, Fabrizio, sulla qualità delle foto, eccetera, perché appunto poi anche nel regolamento che ha mostrato Marta, nella selezione finale delle foto, appunto c'è un peso, però diciamo limitato, mi pare intorno al 20%, dato alla realizzazione proprio tecnica dello scatto, un 30% alle qualità estetiche, quindi diciamo la bellezza dello scatto, e c'è però anche un peso molto alto, appunto pari al 50%, che è dato all'utilità dell'immagine per Wikipedia, quindi anche alla sua capacità di descrivere, insomma, anche magari a volte un dettaglio del monumento. Ad esempio, l'anno scorso ha vinto una foto del Palazzo dei Diamanti di Ferrara, in bianco e nero, che però mostrava molto bene le bugnature tipiche di questo palazzo e che quindi è stata ritenuta dalla giuria assolutamente un esempio di come uno scatto esteticamente piacevole e anche emozionante in qualche modo possa anche poi avere una valenza descrittiva per i progetti Wikimedia. Sì, poi diciamo che anche un altro aspetto che è emerso particolarmente negli ultimi anni è la capacità di mostrare il monumento nel contesto. Per esempio, questa foto di cui parlava Francesca aveva anche, oltre appunto questa resa grafica molto chiara della struttura del muro del palazzo, anche una bicicletta che passava. E questo è stato ritenuto dalla giuria un elemento di valore in più, perché contestualizzava Palazzo Diamanti a Ferrara con le biciclette e spesso sono state, diciamo, apprezzate delle fotografie che mostravano non soltanto, diciamo, la foto da cartolina, bensì un po' come quella foto che c'è nella presentazione, non so se l'avete visto prima, quella foto della chiesa con una festa popolare intorno. Sia a livello nazionale che a livello internazionale, questo tipo di contestualizzazione, dove si vede bene il monumento, ma anche la vita che ci scorre intorno, sostanzialmente, è apprezzata, insomma, benvenuta. Sì, anche perché questo, tra l'altro, appunto, consente, tra l'altro, di utilizzarla in più voci, nel senso che può essere utilizzata nella voce del Palazzo dei Diamanti, ma magari anche in una voce generale di Ferrara, in cui si parla dell'uso della bicicletta o delle piste ciclabili, o magari appunto per la foto della festa in piazza, può anche essere utilizzata tradizioni popolari in Italia. Adesso sto inventando, però. Sì, vi faccio vedere appunto rapidissimamente quello di cui stiamo parlando. Scusate. Ecco, questa foto, ad esempio, è proprio la tipica rappresentazione di quello che stiamo dicendo. Si vede molto bene il monumento, ma si vede anche come viene usato questo monumento, si suppone, durante una festa popolare, o anche un nostro scatto amatissimo. Oh, cosa ho fatto? Scusate, eccolo qua. Un nostro scatto amatissimo della Fortezza delle Verrucole fa vedere la fortezza bene, ma anche il contesto nella quale questa fortezza è inserita. E quello di cui vi stavo parlando prima era questo qui, la Piazza Maggiore di Bologna durante una festa nazionale. Eccoci. No, ecco qua. Altre domande? Io avevo una domanda, sono la Silvia. No, mi chiedevo se, appunto, visto che si tratta di, insomma, di un enorme numero di foto, se avevate potuto vedere, se ora io non so, non ho mai guardato se ci sono studi su, appunto, su Hill of Monuments, sia dal punto di vista qualitativo delle foto, se nel corso del tempo è cambiato, sia di chi sono i partecipanti, cioè se sono appunto professionisti, se sono appassionati, se sono... Allora, no, io non conosco, non so se ci sono studi,
diciamo, sistematici su questa cosa. Ti posso dire qual è la mia esperienza in questi 3 anni? Sì, Sì, 2 anni, no, sì. dai, sono qui. Allora, partecipano per lo più appassionati, quindi anche fotografi di ottimo livello, ma non credo che ci siano molti professionisti. Ovviamente la foto è sempre attribuita all'autore, come voi sapete, tutti i contenuti dei progetti Wikimedia sono sempre attribuiti all'autore. Però, per esempio, sono accettati ma poi squalificati le foto che presentano watermark, ad esempio, non sono ammesse, diciamo. Però ecco, il taglio del concorso non è in particolar modo rivolto ai professionisti, anche se non esclude la partecipazione ai professionisti. Quindi qualcuno c'è di sicuro, la maggior parte dei partecipanti sono appassionati. Sì, magari aggiungo a quello che ha detto Marta che beh, intanto negli anni è aumentato tantissimo il numero di partecipanti al concorso, quindi questo diciamo come dato, anche se confermo che non ci sono degli studi che sono stati effettuati, però uno dei partner storici del concorso è FIAF, che è la Federazione delle Associazioni Fotografiche in Italia, e questa partnership con FIAF, che promuove attraverso la sua rete di circoli locali il concorso, consente di avere insomma la partecipazione da parte di persone che comunque scattano foto durante tutto l'anno e magari, essendo membri di circoli fotografici, hanno anche delle competenze. E, tra l'altro, Wikiloves Monuments si svolge solo nel mese di settembre, ma è possibile anche caricare scatti realizzati in precedenza, nel senso non bisogna averli realizzati nell'anno in corso della competizione, per cui ad esempio anche dei vincitori dell'anno scorso ci hanno detto di aver partecipato con scatti che avevano già realizzato in passato, ad esempio una vincitrice della Puglia, visto che c'è Ferdinando collegato, che ha vinto sia a livello nazionale che in Puglia e che fa parte di un circolo fotografico, ha vinto con uno scatto molto bello di una piazza a Bari, che ci ha detto insomma di avere nel suo archivio da tanto tempo, e avendo saputo attraverso FIAF di questo concorso, ha deciso di partecipare. Sì, è vero, FIAF, appunto, molti partecipanti sono membri di FIAF, sia partecipanti fotografi sia partecipanti giurati. Quindi da entrambi i lati il contributo di FIAF è prezioso. Anche lo scatto della Basilicata, che è arrivato terzo, era innevato, quindi non era una fotografia di un monumento della Basilicata con la neve, quindi sicuramente non era stato scattato a settembre. Ad esempio, lo scatto della Basilicata era scattato da un fotografo che è un fotografo professionista, ma ha preso del concorso attraverso il suo Linux user group attivo a livello locale. Quindi, Un insomma, fotografo professionista, non lo sapevo. cioè, no, cioè, nel senso, scusami, non professionista, Sì, pardon, beh, può amatore, anche essere ma comunque professionista. ha una macchina fotografica, diciamo, professionale. E quindi insomma sono tanti i canali e le tipologie diciamo di persone che scattano. È difficile tracciare un identikit. Effettivamente c'è un po', si vede poi alle premiazioni quando incontriamo effettivamente i fotografi che diciamo, la variabilità all'interno di questi fotografi è molto alta, sia di età anagrafica che di occupazione che di. Esatto. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio, vi saluto. E vi do appuntamento per chi fosse interessato alla nostra Summer School di Wikimedia Italia che si terrà dal 6 al 10 luglio e le iscrizioni sono aperte in questo periodo.
Altrimenti, per chi sempre dovesse essere interessato, per tutto giugno, ogni giovedì alle 2, si tiene un ciclo di webinar rivolto in particolar modo agli ecomusei. E per l'iscrizione potete sempre chiedere a me oppure farlo attraverso la rete degli ecomusei lombardi. Però mi sembra la cosa più semplice, mi sembra scrivere a me se volete partecipare. Per il resto vi suggerirei di tenere monitorato il nostro sito dove pubblichiamo le iniziative future, il nostro canale YouTube dove pubblichiamo, diciamo, sempre i contributi, le registrazioni degli incontri e anche video non derivanti da webinar, ma specifici su certi aspetti della contribuzione. E se poi volete iscrivervi alla nostra newsletter per rimanere poi sempre aggiornati a quello che, su quello che facciamo.